Grazie, mamma. Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. A tu sta baia stora, Rosetta? Non ti interessa a te a tu sta baia io. Ciao, ci fai dinanzi a casa osce. Sere mei Deus, secondo magna misericordia tua, e secondo punto di vita miserazione tuarum, Et ha peccato meo munda me, et ha peccato meo munda me. Pace. Sì, pace, bella pace. Me l'avete rovinata per sempre questa figlia. Adesso è peggio che è morta. No, io non sono matta, non sono matta. Guardate, ecco, guardate, mi sento ora che sono no. Matta. Ladri, cornuti, vini, vigliotte. Uno dei giorni era Sirata. Sirama stava alla guerra. E io e mamma stavano sole a casa. Era estate, ferragosto del 42, e io tenia 8 anni. A mamma sta mincia in tavola, che dopo ne uscirà picciotti alla festa della Lizza. Signora Anna, scusa, sai c'è conto che Gipulino? Istruita te senti. 8 anni, Tania,
8 anni. La prima fiata. Scasciare la porta e ciasera. Se santieni i padroni tuo paese. E ci toccava. E uno te igera, sirata, Don Lele. Don Lele era un capo. Tu ricordi, no, com'era sirata? A quanto a me vi senti? Sebastiano è belli, teniuro. E dopo che saranno imbrigati sullo fascio, ce ne scasciano a casa alle cristiane con fazioni porci come di loro. Quando semanara su mamma, mi disse che la prima fiata era a guardare, che era a imparare. Poi semanara su di me e mi ricordo ancora lo fiezzo di vino e di sudore che portava in Esuso. Cesira! Cesira ci facile! Apri te o ci siamo noi? Non vuole apre, camera. E ci mu fare? E ci mu fare, camera. Signora Cesira, signora Cesira, che noi vogliamo trasimo con l'educazione. Ci puliti dai guai! No! 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 Guarda che tocca a tempare. Ci sta facile qua. Camera, tranquillo. Non c'è ciuglietti da fuori. E poi dici come parli a festa. Quando si indecira, mamma mi disse che non era né dire mai niente a Ciuglieggi. E mai Ciuglieggi si più niente. Né sera ma quando tornavo. E manco io ho già detto mai niente a Ciuglieggi. Marito ma, figlio ma. Tutta una vita come un calvario. Tutta una vita come un calvario. Picciava la guerra. E tutti si fecero una posizione. Ci si impiegava gli uffici pubblici, ci infittava case e sera da Don Lele diventava l'imprenditore. Don Lele, eh? Quante case popolari ha costruito e quanti soldi si è rubato alla urra? Signora Anna, ste cose le sape tutto che Gipoli, eppure che prestava soldi a interesse. Mattina e sera la giuffrontata in mezzo a strada. Mo sottarazzo alle mogliere, mo con i figli. Quante fiate da giù affrontato. Ha giuluto campo, con li pozzo vedere tutti a quattro morti in cialli chiauti. E l'ha giù visti. Era voluto un depescio sugli chiauti a uno. E l'ultimo è stato sirata, Don Lele.
e sono riuscita con lui vicino morto in cielo che ho avuto pure io. 94 anni. E ce l'ho a fare ancora? O dimmi se presenta allo pace eterno per tutto il male che aveva fatto e per tutti i soldi che aveva rubato. Senti, Rosè, io queste cose le ho sempre sapute. Ma noi figli c'erano a fare. Ogni fiato che puntava nei cossirama ha sempre negato. Rosetta, tieni sti soldi. Pulizzate, non picca. Giusto, chiama qualcheduno che te pulizza. E non ci pensare più. Io la saccio che a Cagibule mi chiamene anzi vada. Paccia mi chiamene. Asaura, ti ricordi? E ci c'entra la Saura? C'entra! Te eviti rumate a casa mia? Pigliete mo' di sordi e vabbande, fucendo. Sta casa, l'ansivata sirata, e non una fiata sola. Thank you.